un incontro ad hoc presso il Castello Ducale di Corigliano per la presentazione del progetto definitivo del nuovo ospedale della Sibaritide. Entro il mese di marzo 2017 inizieranno i lavori per la costruzione. È il risultato di quanto emerso nel corso dell'incontro, a cui hanno partecipato, oltre al governatore della Regione Calabria Mario Oliverio, rappresentanti regionali dell'azienda appaltatrice dei lavori, dell'ANAS e tanti amministratori locali. Unanime il pensiero, bisogna imprimere una svolta decisiva all'organizzazione dell'intero sistema sanitario regionale. A gennaio 2017 sarà approvato il progetto definitivo, poi 2 mesi di tempo per dare il via libera a quello esecutivo. È stata già espletata una fase importante che si chiama progettazione definitiva, è quella portante, che è attualmente al vaglio dei validatori e al vaglio di tutti gli enti che devono dare autorizzazioni, pareri e prescrizioni in merito. Finita questa fase si passerà al progetto esecutivo. Si prevede che questa fase sarà conclusa entro fine gennaio, dopodiché i tempi saranno velocissimi perché altri 60 giorni verrà definito l'esecutivo. Dopodiché non c'è altro che l'approvazione definitiva della Regione Calabria. Possiamo ipotizzare in primavera del 2017 si inizieranno i lavori? Oggi le certezze che possiamo iniziare entro la primavera sono molto molto alte. E poi per finirlo questo ospedale? I tempi sono circa 3 anni. E dopodiché ci saranno le fasi di collaudo che non si possono mettere, è un'opera troppo importante per metterla in funzione senza che si espletino i collaudi, tra l'altro obbligatori per legge. Il delegato del presidente Oliverio per i problemi della sanità, Franco Pacenza, ha parlato del nuovo SPOC nell'area della Sibaritide e ha assicurato che nel 2017 ci sarà il via libera per nuove procedure concorsuali. Intanto, in attesa che passino i 30 mesi contrattualmente previsti per la costruzione, più tutto il tempo necessario per i collaudi, come si fa ad offrire un servizio sanitario decente alle popolazioni della Sibaritide? Lo SPOC Corigliano-Rossano deve uscire dall'emergenza, legata anche alla carenza di personale. C'è un problema immediato che riguarda le carenze di personale, perché ahimè circa 9 anni di blocco delle assunzioni hanno prodotto un impoverimento sia qualitativo che quantitativo delle professioni sanitarie. È proprio di ieri la notizia che il tavolo di monitoraggio che ha avuto ieri l'ultima discussione in ordine di tempo sulla nostra regione ha assunto impegno entro 15 giorni di valutare il piano delle assunzioni 2016-2017. Noi riteniamo che in quella direzione bisogna affrontare prioritariamente le situazioni più complicate, le situazioni che rappresentano, diciamo, minore disponibilità di risorse umane e anche tecnologiche, vorrei sottolineare, e non c'è dubbio che la Sibaritide è tra queste priorità, a partire dal rafforzamento e dal completamento delle procedure concorsuali per quanto riguarda i primari. A noi mancano ormai 2 generazioni di medici. Perché non aver fatto concorsi per anni ha prodotto questo. L'età media dei professionisti, medici, infermieri, paramedici, tecnici, è un'età media molto avanzata e quindi questo fenomeno andrà avanti anche nei prossimi anni, nei prossimi mesi. Volevo chiedere, a Rossano c'è una risonanza magnetica nuova di ultima generazione che è arrivata qualche mese fa ma non è ancora entrata in funzione. Ma perché accadono queste cose? A dire la verità questa vicenda è ancora più complessa perché la passata amministrazione regionale ha fatto una gara per l'acquisto di 5 risonanze in provincia di Cosenza e la gara per l'allocazione delle risonanze è stata fatta 2 anni dopo. Così non va bene. Il sindaco di Corigliano, Giuseppe Geraci, si dice tranquillo. Il nuovo ospedale si farà. La presentazione è stata preceduta da un incontro tecnico sui lavori infrastrutturali preliminari. Sì, questa volta ci siamo, quindi non ci può essere un non ritorno, insomma, quindi finalmente poco fa abbiamo anche tenuto una riunione preliminare con i tecnici della regione, c'era l'ingegnere Pallaria, poi con l'ANAS, tecnici dell'ANAS, c'era anche l'onorevole Franco Pacenza, noi amministratori, per quanto riguarda
diciamo reazioni preliminari per l'inizio dei lavori, quindi la viabilità soprattutto di cantiere, perché ci sarà una movimentazione di mezzi enorme. Nel frattempo che si costruisca questo ospedale, gli ospedali però di Rossano e Corigliano dovrebbero funzionare un po' meglio. Voi che siete i sindaci siete poi comunque il collettore finale di quello che accade sul territorio. Certo, in questo intermezzo, fino a quando l'opera non sarà completata, beh, è chiaro che noi ci auguriamo che i due ospedali possano funzionare al meglio. Noi abbiamo la situazione del pronto soccorso di Rossano che di Corigliano, che soffre una carenza incredibile di uomini, di mezzi, eccetera, come anche altri reparti. Quindi ho le lamentele, le lettere anche inoltrate da parte dei primari, che lamentano appunto queste carenze. Quindi mi auguro che il presidente Oliverio possa farsi carico anche di questo e quindi dare le risposte giuste a chi ne fa richiesta. Insomma. Aldo Zaccarese, vice sindaco di Rossano, pare che insomma è il momento buono per l'ospedale nuovo della Sibaritide. Un momento buono, speriamo, auspichiamo che si possa essere finalmente giunti ad iniziative fattive, concrete. La gente chiede risposte, le istituzioni vogliono anche risposte dalle istituzioni gerarchicamente superiori. Speriamo che finalmente si sia giunti all'inizio di un percorso soprattutto condiviso tra Rossano e Corigliano, quindi che la realizzazione di questo ospedale possa anche essere forse la pietra fondante della conurbazione, quindi di un nuovo percorso non solo sociale e politico ma anche appunto sanitario, così che possa finalmente darsi risposta a tante aspettative della gente che ha bisogno di cure e che non deve sbarcare il lunario per potersi appunto curare. Nel corso della serata si è registrato anche un intervento fuori programma di un cittadino che ha espresso dei dubbi sulla realizzazione dell'ospedale. Dio solo sa quanto la Calabria, ha detto Oliverio, abbia bisogno di recuperare i molti ritardi accumulati nel corso di questi anni e segnati anche dalla gestione commissariale. Rispetto al progetto preliminare, con quello definitivo è stata ampliata l'area del pronto soccorso. Questi alcuni dati. 374 posti letto in totale, di cui 46 tecnici, 1062 posti auto, 121.000 metri quadrati di superficie totale. Abbiamo lavorato sodo, anche in presenza di vicissitudini che hanno coinvolto l'impresa Tecnis, come è noto, però ecco, abbiamo mantenuto la barra ferma. Oggi possiamo dire che con l'approvazione del progetto definitivo si apre la fase finale per l'apertura dei cantieri, perché noi pensiamo entro la primavera prossima, prima della fine del mese di marzo, di poter dare inizio al cantiere. Abbiamo anche investito per la realizzazione delle infrastrutture di accesso al nuovo ospedale, per la realizzazione dei servizi di depurazione, il servizio idrico, il complesso di tutte le infrastrutture necessarie, l'urbanizzazione necessaria perché il nuovo ospedale possa, appena conclusi i lavori, essere pronto per l'attivazione dei servizi sanitari. È una bella infrastruttura che è in un progetto più generale di ammodernamento dell'edilizia sanitaria nella nostra regione. Infatti stiamo lavorando anche per dare concretezza e aprire i cantieri a Vibo, così come stiamo facendo per Gioia Tauro, per il nuovo ospedale di Gioia Tauro, e abbiamo messo in cantiere anche il percorso, le procedure per la realizzazione del nuovo ospedale di Cosenza, con la realizzazione dello studio di fattibilità per il quale abbiamo affidato ormai la gara, e per il nuovo ospedale a Reggio Calabria. Abbiamo già con l'INAIL concertato appunto un investimento importante, e il nuovo ospedale di Catanzaro. L'edilizia sanitaria è un obiettivo importante per fare un salto di qualità al sistema sanitario, e Dio sa quanto la Calabria ha bisogno di recuperare tanti ritardi accumulati nel corso di questi anni, anche segnati da una gestione commissariale.